Si festeggia domani, mercoledì 16 luglio, la festa della Madonna del Carmine a Gela, un appuntamento molto sentito dai fedeli e che si inserisce nel quinto centenario della fondazione della chiesa e del convento carmelitano. La processione del simulacro è prevista per le 20:30 con la presenza della banda Francesco Renda. L'itinerario: Piazza Roma, Corso Vittorio Emanuele, Via Matteotti, Via Ventura, Via Santa Maria di Gesù, Via Navarra, Piazza Umberto I, Via Senatore Damaggio Fischetti e Via Cairoli. Al rientro, come di consueto, ci saranno i fuochi pirotecnici. Abbiamo fatto una novena, non un triduo, per cui abbiamo invitato diversi sacerdoti. Ogni giorno della novena un sacerdote diverso, che sicuramente con la loro preparazione e la loro particolare devozione alla Madonna hanno arricchito profondamente l'assemblea. Poi domani ci sarà la messa in Piazza Roma, perché sicuramente questa chiesa non può contenere tutte le persone che vengono, e abbiamo la possibilità di avere il vescovo. Quindi ci sarà una concelebrazione col vescovo e il vescovo impartirà anche la benedizione papale che abbiamo ottenuto. La chiesa del Carmine è molto vicina ai dipendenti dello stabilimento Eni di Gela, che rischiano seriamente il loro posto di lavoro. Il 17 giovedì, ecco, il vescovo ha indetto una giornata di preghiera e di digiuno, e per mettere in evidenza appunto questo aspetto che insomma sembra essere piuttosto forte qui a Gela, perché abbiamo avuto diverse pressioni, cioè per cui hanno pensato di coinvolgere giustamente anche la Chiesa. Come può rispondere la Chiesa? Risponde con la preghiera, con la proposta del digiuno. La Chiesa vuole rispondere facendo sì che i politici si muovano in modo onesto e pulito per poter far fronte a tutte le necessità che ci sono in giro. E questo chiaramente, ecco, è un impegno che la Chiesa prende non con posizioni strettamente politici, ma cercando di praticamente di interpellare i cuori di tanti che sono al potere, e quindi pensiamo e speriamo che rispondano dovutamente.